Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate un po' per l'audio, ma c'è la musica a manetta. Red Bull 400. Cos'è la Red Bull 400? È esattamente quello. Avete capito bene. Bisogna salire quella salita, che è una roba, ovviamente quella più pendente, non l'altra, di corsa, senza mai fermarsi, e bisogna cercare di arrivare in fondo nel minor tempo possibile. Detto questo, vi aggiorno sulla mia situazione fisica e anche sulla mia dote di sfiga. In poche parole, nell'ultimo allenamento di rifinitura con Ste, mentre facevo gli scatti alla montagnetta di San Siro per testare un po' la situazione in vista della gara di oggi, ho stirato il bicipite femorale. Eh sì, perché niente può mai andare come deve andare, e quindi sono qui da mezzo infortunato, ma ho chiamato i ragazzi di Red Bull e ho detto: io ci voglio essere, piuttosto vado su a gattoni, ma la devo fare. Mi è successo 4 giorni fa, il primo giorno non mi muovevo neanche, invece oggi diciamo che a correre sul piano faccio un po' fatica, invece in salita un pelo meglio. Quindi vediamo. Oggi sarà un po' più tutto raw, un po' più tutto non con mega montaggio, altro che voglio farvi sentire la fatica, quello che veramente si prova. Farà la gara con me anche Klaus, sarà veramente divertente far la salita con lui. Vedremo un po' chi la spunterà. Adesso basta con le chiacchiere perché devo riscaldarmi un po', mi devo concentrare e si prova a entrare in finale, perché i primi 5 di ogni batteria faranno la finale con gli atleti olimpionici che ci sono qui a correre. Io la vedo molto molto grigia, ma non si sa mai. Adesso stanno entrando quelli del gruppo 7, io sono il gruppo 9, ma una cosa che mi fa ridere ed è molto simile alle moto è vedere come quelli che sono vestiti tutti ufficiali, tipo ultra sponsorizzati, scarpe ultra tecniche, sono quelli che alla fine fanno più schifo di tutti. Invece vedi questi qui, zitti zitti, tutti con i pantaloncini presi dalla casa della nonna, bam, fanno come dei treni. Arrivano sempre primi, un po' come in moto quando arrivano quelli con i panigale da 180.000 euro e girano in 2.10 al Mugello più o meno. E fa ridere come questa cosa sia molto simile in questo ambiente come nelle moto. Adesso però concentrazione, perché bisogna iniziare a fare stretching, a riscaldarsi, e toccherà proprio a me salire verso quella roba lì che non so, non ho proprio idea di come potrò fare, soprattutto con una gamba monca come ho oggi, che prima non ve l'ho detto, ma ho fatto risonanze tutto ed è uno stiramento di secondo grado, quindi in 4 giorni va, non si può fare molto, però come al solito non molliamo. Pronostico, serve una storia vostra, speriamo di arrivare. Dai, ragazzi, 45 secondi, prossimo start alle 12.36. Tutto a sinistra e via. Qui abbiamo fatto. Vedi, gara ne fai tante, immagino. Però mi cago addosso sempre come se fosse la prima. Quindi non cambia niente. Dai ragazzi, anche voi partecipanti alla batteria numero 9. Signore e signori, in questo istante è countdown.
Fai uscire, grazie. Tecnica, tutto so, quella di Roberto Negri. Grande Luca. Fatica della parte tutti e non ciao. Di arrivo della Red Bull 400, questa è la run number 9. Tra le condizioni delle altre persone, tranne una persona. Commento a caldo a Losanna, commento a caldo 2026, qui siamo una venue olimpica, quindi saranno le Olimpiadi, nessuno speriamo riesce a parlare. Le specialità però quali sono? Le c'è solo disperazione qui sopra. Ragazzi, sembra che siamo diventati tutti di Pinocchio praticamente. Vai le gambe, eh. Oh, guarda giù, c'è, ci hai dato, ci abbiamo dato, ma che roba. Se ci fosse qualcosa che cambia, accanto al ristoro c'è il medico. Ok. Sì, tranquillo. Non è come sembra. Appena scendi giù c'è la medaglia. Più vedere nessuno. Divertito. Ma fra, ma dove sei io con lo scarso qua? Grandissimo! Dai, un bacetto anche. Sei anche qualificato per la strada. Mamma mia, ragazzi, voi non potete capire la fatica. Io ho fatto tante cose, come vedete sempre. Qualsiasi tipo di sport, qualsiasi tipo di sforzo, ma come questo hai la sensazione che il cuore ti esca dal corpo, hai un male qua che per fortuna sembra che stai per infartare, invece è solo un po' la polvere che tiri su con tutto il casino che c'è. Devo dire che non è andata male nonostante lo strappo, mi ha dato fastidio ma non tantissimo. Ho finito in attorno ai 6 minuti e mezzo, un minutino e mezzo che secondo me con un po' di allenamento in più e senza questo problema si poteva migliorare, magari non così tanto ma ci si poteva avvicinare molto di più. Anche Klaus, che appunto non è ultra preparato, è riuscito ad arrivare in fondo, quindi complimenti veramente. E per un ragazzo che non si allena costantemente è veramente un risultato incredibile. Spero che nonostante l'assenza di motori questo video vi sia piaciuto molto, fatemelo capire qui sotto nei commenti se volete qualche altra sfida. Magari alleneremo il buon Klaus e andremo a fare insieme la Spartan Race, chi lo sa, vedremo. Dalla Red Bull 400 è tutto. Come sapete il 21 luglio ci vediamo a Cogliate per la gara con i Grands, incredibile, l'ho già detto un sacco di volte, non mi sto a ripetere. Il 28 luglio invece tutti quelli che sono nei dintorni di Misano vi voglio assolutamente in pista a tifare per la quarta gara del National all'interno del CIV. Ci vediamo lì, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina, gas, questa volta non gas, ma ci vediamo al prossimo video.